rigetto qualsiasi forma di come dire, campanilismo su questa vicenda. C'è una questione di interpretazione delle norme, c'è un comune di Pescara che è succube del mondo dei tassisti di Pescara, c'è una regione Abruzzo che non è in grado di prendere decisioni, ma d'altronde abbiamo un presidente della regione che non ancora decide se fare il presidente o fare il senatore, quindi nulla di cui meravigliarsi. C'è un comune, il comune di Chieti, che da anni cerca di stabilire regole che siano chiare per tutti relativamente alla possibilità di accedere all'aerostazione d'Abruzzo, cioè all'aeroporto d'Abruzzo, per i tassisti della nostra città. C'è una legge che lo dice, c'è una ordinanza dell'ENAC, che è l'ente gestore dell'area aeroportuale, del 2015, la numero 2, che dice che tutte le città a capoluogo hanno diritto ad accedere all'aerostazione. Dal 27 giugno quindi via libera. Dal 27 giugno, vista l'inerzia degli altri e visto che non possiamo negare un diritto di lavorare a chi ha questo diritto soltanto perché gli altri non sono in grado o non vogliono decidere, abbiamo fatto un calendario che rispetta peraltro il principio del numero di tassisti. Non abbiamo detto entriamo con tutti i posti noi, siccome i tassisti di Pescara sono in numero maggiore e percentualmente noi entreremo solo con 2 auto rispetto agli attuali posti auto, mentre tutti gli altri saranno ovviamente giustamente occupati dai tassisti di Pescara.